Ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutti i prodotti che ho acquistato ultimamente da Tiger. Dopo il lockdown ero già andata da Tiger, però non avevo acquistato niente, non avevo trovato niente. Forse qualcosina, ma niente di particolare, visto che c'erano tantissime cose di Pasqua, però erano cose che avevano già il negozio che stavano cercando di vendere, quindi l'ho lasciato perdere. Da poco sono riandata e ho visto che c'erano tantissimi prodotti per la casa davvero carinissimi, quindi ne ho approfittato, alcuni addirittura erano scontati. Vi lascio anche i prodotti col prezzo giù nell'info box, purtroppo non c'è il link perché non si possono acquistare online, almeno io so così. Se andate, diciamo, in queste settimane sicuramente li trovate, quindi vi mostro prodotto per prodotto. Se volete sapere invece cosa ho preso alla Lidl ultimamente, vi lascio il link dei video, perché ho acquistato tantissime cose naturalmente nelle schede. Adesso vi mostro tutto e niente, iniziamo. Ho preso uno di questi contenitori che costava, se non sbaglio, 1,50 euro. Io ne ho altri fatti così, anche più larghi e anche stretto e lungo, che ho utilizzato in un cassetto per mettere gli orologi. Sono in plastica, io li utilizzo più che altro per mettere i trucchi che poi vi mostro nei video, per suddividere all'interno dei cassetti. Ci sono solo di questo colore, comunque era carino, ne ho approfittato e l'ho preso. Poi ho preso dei contenitori davvero carini, questi li metterò da parte per quando avrò casa, fatti in legno. Uno è fatto così, ce n'erano di tantissime dimensioni, ho preso quelle che mi piacevano di più, che poi sono utilizzato per mettere qualsiasi prodotto all'interno, anche diciamo dei prodotti per il bagno, magari le lavette all'interno, davvero carinissimo da mettere sotto il lavello oppure all'interno proprio del cassettone, sempre sotto il lavello. Avete anche i manici per portarlo, diciamo, in giro, è carinissimo, quindi l'ho preso, di questo legno molto molto chiaro. E poi ho preso questo che è gigantesco. Anche questo lo metterò da parte. Questo, se non sbaglio, costava 4 euro, l'altro 3 euro. Però era troppo troppo carino per non prenderlo. È un po' ruvidino. Se non vi piace il colore, secondo me si può anche tranquillamente colorare con le bombolette. Poi ho preso tre di questi contenitori così piccoli, che inizialmente volevo utilizzare per mettere all'interno rossetti liquidi, ma che poi utilizzerò in casa per mettere la pasta. Uno era così piccolino, che sono dei barattoli proprio per mettere all'interno il cibo. Avete il tappo così in sughero, sono davvero carinissimi. Secondo me, appunto, ne ho preso tre, sono leggerissimi, di quel vetro temperato, carinissimi. E poi ho preso quello un po' più grande e anche di questo ne ho preso altri tre, quindi sono utilissimi. Sicuramente non ci stanno gli spaghetti, però per la pasta corta sono carinissimi, anche perché essendo trasparente vedete proprio la pasta che c'è all'interno. Per quanto riguarda la mia stanza, invece, ho preso questi due contenitori, che in realtà si dovrebbero utilizzare con le bacchette per il cibo, diciamo, giapponese, però li utilizzerò come dei semplici contenitori nella stanza. Uno è fatto così, carinissima, secondo me c'era anche sul verdino, però li ho voluti prendere rosa solo per la stanza. In realtà avrei potuto prenderli anche per quando andrò a vivere per conto mio, proprio per mangiare sushi, per mangiare del cibo giapponese, perché sono dei contenitori proprio per il cibo. E poi questo qui per le zuppe, però li utilizzerò anche questo in camera. Mi piace tantissimo, essendo così rosa si abbina tantissimo alla mia stanza. L'unica cosa è che, essendo in ceramica, dovete stare attenti se si rompono. Sono entrambi in manoncino e entrambi potete utilizzarli sia il microonde che il lavastoviglie. Poi ho preso questo contenitore qua. Questo sono indecisa sinceramente se utilizzarlo di già o utilizzarlo successivamente. È carino lo stesso da mettere sopra un mobile, così per ornare un po', magari se il mobile è di un colore un po' più scuro, se sul bianco per staccare un po'. È in paglia, anche questo l'ho pagato intorno a 1 euro, quindi pochissimo, però mi piaceva tantissimo come era fatto, come era intrecciato, il colore così chiaro. Invece adesso, da utilizzare subito, lo metterò in cucina per il cocktail. Ho preso questa tazza carinissima, a forma praticamente di ciliegia, la cannuccia ha questa fogliolina così, carinissima secondo me per prendere il cocktail la sera, magari se ce ne sono di più di vario colore quando si invitano gli amici. Io ho visto solo questo colore, poi se non sbaglio c'era trasparente, però ho voluto prendere questo, carinissimo per l'estate secondo me. Invece per il bagno ho voluto prendere questo, che è praticamente un contenitore in ceramica per mettere all'interno detergente, sapone per le mani. Non lo metteremo in bagno, ma lo utilizzerò in camera, magari per quando mi struco, se metto un po' di acqua micellare all'interno. Molto molto comodo, c'è comunque la pompetta. C'era solo questo colore, ci fosse stato sul bianco, sul beige l'avrei preso proprio per il bagno. L'ho pagato 3 euro, una cosa del genere, quindi carinissima. Poi rosa, mi è piaciuto subito. Poi vabbè, ho preso delle clip da mettere nei documenti, nei fogli, carinissime, pagate 1 euro, ma queste ci sono sempre comunque nell'area cartoleria. Una è a forma di occhio, una a forma di bocca e sono dorate, però ce ne sono anche altre, ci sono anche quelle a forma di cravattino. Per la casa successivamente ho preso questo,
Avete visto che ho già preso un portafrutta però della Lidl, tutto a forma di foglie di questo colore, perché ho tantissimi prodotti per la casa di questo colore qua, anche un set di piatti con questo colore qua, quindi secondo me per ornare il tavolo è davvero carinissimo. Avete tutto una parte così in paglia e poi il resto è così, molto molto easy, anche questo l'ho pagato intorno ai 3-4 euro, carinissimo secondo me da mettere sul tavolo, soprattutto d'estate perché è un colore così sgargiante. Poi sempre diciamo per il bagno ho preso questa porta saponetta che non so perché cosa utilizzerò, sicuramente utilizzerò in camera per mettere lì sopra magari le spugnette o quando sono lavate oppure quando le devo lavare, le spugnette per il trucco, però non lo metterò in bagno perché è troppo rosa per metterlo in un bagno, soprattutto il nostro bagno sul beige, quindi non c'entra niente. Però era troppo carino, questo l'ho pagato intorno ai 2 euro e si abbina perfettamente al dosatore che vi ho mostrato prima. Poi naturalmente ho preso due coppettine, sapete della mia fissa per le coppette, questo è così tutto rosa e questo è della linea del quale vi ho mostrato prima, quel portazuppa per cucinare cibo giapponese, però lo utilizzerò in camera anche questo. Questo invece è tutto così con queste strisce così rosa e il contorno giallo, anche questo molto molto carino. Ho tantissime di queste ciotoline acquistate da Casanova, acquistate dalla Bialetti, acquistate un po' ovunque, acquistate appunto da Tiger, ne ho tantissime perché mi piacciono, ne ho regalato una fatta così, anche mia mamma, l'unica cosa che qua aveva tutti i puntini sul verde, perché lì ha la stanza sul verde, quindi può utilizzarla anche in camera da letto per mettere magari gli orecchini, cose così, quindi troppo carine. E gli ultimi due prodotti sono questi qua, che praticamente sono dei contenitori che ho preso in plastica, uno giallo e uno sull'arancio. Sono abbastanza fluo, questi li utilizzerò subito in camera, li laverò e li metterò all'interno dei prodotti, anche del make-up. Sono molto morbidi, quindi comunque riuscite a riempirli fino alla fine, perché se avete la plastica rigida o del vetro, i prodotti più di quel tanto non potete allargarlo. Questi sono molto molto morbidi e quindi secondo me c'è più capienza, sono carinissimi soprattutto per l'estate secondo me, da mettere anche diciamo in giro per la casa, da mettere i prodotti all'interno, anche in bagno secondo me per mettere gli asciugamani all'interno, quindi li ho voluti prendere. Uno, quello piccolo se non sbaglio costava 2 euro, quello grande 3 euro, però sono in plastica, però mi piaceva troppo il colore. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete mai acquistato questi prodotti, siete state da Tiger recentemente, se avete acquistato molto spesso prodotti per la casa da Tiger oppure non vi piacciono, se comunque la pensate come me, ci sono delle cose che si possono scegliere, altre cose sono un po', non lo so, non le acquisto, però ci sono cose davvero carine. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!